Con un incremento di quasi 100 tonnellate di carta e cartone per la raccolta differenziata, la decima municipalità Bagnoli Fuorigrotta si è aggiudicata le cartonia di 2012, una sorta di competizione fra le municipalità che incentiva a migliorare i risultati della raccolta. Nei 45 giorni di osservazione, da inizio maggio a metà giugno, i cittadini dell'area flegrea hanno consegnato al riciclo oltre 470 tonnellate di carta, incrementando del 33% il dato rispetto al primo trimestre dell'anno. Ci siamo fatti come un'agenda e siamo andati negli uffici, nelle ASL, nelle scuole. Abbiamo lavorato anche 8 ore al giorno, cioè noi in una giornata abbiamo fatto 3-4 carichi con il supporto ASIA, che è stato molto importante, perché ci sono stati assegnati degli operatori eccezionali. Per quanto riguarda la carta, come vi dicevo prima, oggi se compariamo i primi 4 mesi di quest'anno con quelli dell'anno passato, la raccolta presso le famiglie è passata da 16 kg a oltre 17 kg. Complessivamente, per la carta e il cartone, Napoli ormai è intorno ai 33 kg per abitante. Noi siamo ragionevolmente certi che possa porsi l'obiettivo di 50 kg. Seconda classificata la municipalità Stella San Carlo all'Arena, ma buoni risultati si sono avuti anche nelle municipalità Miano, Secondigliano, San Pietro a Patierno e Ponticelli Barra San Giovanni, dove la raccolta di carta e cartone ha registrato incrementi significativi. La municipalità Bagnoli Fuorigrotta, vincitrice della gara, riceverà dal consorzio Comieco un finanziamento di 50.000 euro per progetti di utilità ambientale e di arredo urbano, mentre a Stella San Carlo all'Arena andranno 10.000 euro. Sono i primi soldi che questo comune riceve a sostegno dei progetti sui rifiuti, sottolinea ironicamente l'assessore all'ambiente Sodano, riferendosi ai mancati trasferimenti da parte del governo e della regione. C'è uno zoccolo duro di cittadini che purtroppo continuano a non rispettare le regole, che purtroppo continuano a depositare fuori orario. E beh, questi cittadini, un appello: quello che state facendo danneggia tutta la città. Ma noi siamo molto soddisfatti perché in un mese c'è stato un incremento della raccolta di carta e cartone, che in tutta la città ha avuto la media del 3-30%. È stato complicato perché in non tutta la città si fa la raccolta differenziata porta a porta, e quindi questo chiaramente ha creato qualche difficoltà, alcune municipalità. Noi ieri siamo stati di nuovo al governo a chiedere dei soldi, perché noi non riusciamo a far estendere il porta a porta, perché il governo non ha ancora dato neanche un euro dei milioni di euro che erano stati promessi un anno fa.